Stadio delle Alpi di Torino. Buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi. Una settimana difficile per la Juventus, sconfitta in casa dal Genoa con gol di Skouravi. Una settimana straordinaria in casa Parma per la vittoria interna 2-0 sul Milan. Questi i temi della partita che stiamo per seguire, quella tra la Juventus e il Parma. Sì, partita importante per la Juventus perché deve riscattarsi dalla sconfitta di domenica scorsa e una partita che vorrà confermare la bella prestazione di domenica scorsa da parte del Parma. Una sconfitta interna per la Juventus, Beppe, è una sorta di evento. Sì, non succede spesso, raramente la Juventus perde in casa perché su questo campo la Juventus riesce a dare il meglio a se stessa, perciò ci sarà qualcuno che è scontento sicuramente a livello dirigenziale e che qui i giocatori oggi devono riscattarsi. Le formazioni delle squadre, la Juventus in maglia bianconera schiera Tacconi, Galia e Luppi, Corini, Julio César, De Agostini, Hasler, Marocchi, Casiraghi, Roberto Baggio e Fortunato. L'allenatore è Maifredi. Risponde il Parma con Tafarel, Donati e Gambaro, Minotti, Apolloni, Grun, Rossini, Zoratto, Osio, Sorce e Brolin. Questa è la classifica, l'Inter al comando a quota 24, l'Inter oggi riceve il Cagliari, il Milan a seconda quota 23, Juventus, Sampdoria e appunto Parma sono a quota 22. Dicevamo del Milan, secondo in graduatoria, oggi va a Genova a giocare contro il Genoa. Tutto è pronto per l'inizio della gara, Beppe, siamo veramente curiosi di vedere questa Juventus dopo la sconfitta interna di domenica scorsa. E avrà sicuramente una reazione positiva, su questo non ho dubbi, però chiaramente la partita va giocata e soprattutto deve stare attente perché questo Parma sta attraversando un periodo felicissimo. La rimessa in gioco della Juventus, è Galia che si appresta a rimettere il pallone sul terreno di gioco. Servizio all'indietro per il compagno di squadra Luppi. Al centro della difesa c'è anche Julio César e la Juve che manovra questi primi palloni di Agostini, poi il tocco al centro per Baggio, quindi Galia, il lancio per Pierluigi Casiraghi. Casiraghi dietro per Galia ancora, viene fermato dall'intervento di Gambaro. Il pallone recuperato dalla Juventus in maniera fallosa con Corini. Beppe, Corini a 17 anni era uno dei giocatori più promettenti del nostro calcio, tant'è che la Juve lo ha subito acquistato dal Brescia. Sì, è un giocatore veramente di grande qualità, si è fatto vedere subito già quando era giovane, a 13-14 anni, già nel settore giovanile del Brescia, e io l'ho visto più volte e vi posso dire che questo ragazzo è possibile di grande qualità, ha fatto bene la Juventus a crederci e poi chiaramente dipenderà da lui, dalla sua volontà, la volontà di migliorarsi. Altro giocatore che la Juventus ha scoperto giovanissimo in Serie C a Monza è stato Pierluigi Casiraghi. È un altro giocatore che io ho seguito, che io conosco, ho seguito più volte, è un giocatore potente, è un giocatore che è molto bravo di testa, è una prima punta, poi quando parte da lontano riesce a esprimere il meglio di sé nella corsa. Beppe, che differenza c'è fra chi esordisce in Serie A dalla primavera e chi invece alla Serie A arriva dalla Serie C, dopo aver magari giocato un campionato intero in Serie C? Ma credo che in sostanza non cambi assolutamente niente, forse chi ha giocato in Serie C ha un po' più di esperienza perché già in Serie C incontra gente esperta, gente matura che magari ha giocato a tanti campionati sia in A che in B. Fortunato, apertura sulla sinistra per De Agostini, chiede palla a Marocchi, la riceve in questo momento, al suo fianco c'è Fortunato, Marocchi, poi lo scambio con Baggio, indietro per Fortunato, il pallone servito a Galia, Galia punta Gambaro, poi mette in mezzo per Baggio, Baggio davanti a Tafareo!
fatto bene Baggio, è stato bravissimo, è andato a cercare questa palla, però non abbastanza fortunato nella conclusione. Comunque io ho visto da queste prime battute che il Parma si sta chiudendo molto bene, cerca di non lasciare grandi spazi alla Juventus, e la Juventus deve cercare di giocare in profondità come ha fatto poco fa. Baggio al primo anno con la maglia della Juve, ricordiamo in precedenza con la Fiorentina. Roberto Baggio, uno dei giocatori di maggior talento, lo ha dimostrato al mondiale. Qui c'è un fallo a metà campo commesso ai danni di Zoratto, intervento molto duro, calcio di punizione in favore del Parma. Parma che quest'anno come seconda maglia ha questa maglia blu con delle strisce giallo, blu e bianche sulle braccia. Qui c'è il fallo duro, inequivocabile, il fischio poi di Coppetelli per questo intervento, anzi no, i danni di Grun e non di Zoratto. È uno che muove il ginocchio così in quella maniera vuol dire che non ha una grande forza di resistenza al male, perché dopo una botta del genere. E poi le botte ai primi minuti fanno forse più male, Beppe, no? Sì, perché non sei ancora caldo e allora non solo le gambe ma tutto il corpo poi ne risente. E l'inverno di Torino non è senza dubbio un inverno caldo. Tra l'altro oggi è il 27 gennaio e a Torino c'è una tradizione. Nell'ultima domenica di gennaio molti coraggiosi si recano sulle rive della Dora Baltea e si tuffano in acqua. Ovviamente non è una cosa da tutti, non più di 30-40 persone che si cospargono di grasso, mentre invece a Torino la domenica precedente c'è la Fiera del Dolce. Questa è una cosa che senza dubbio, Beppe, ci aggrada maggiormente rispetto a un bagno nelle fredde acque del fiume. Per noi golosi sono feste eccezionali. Sul pallone va Gambaro, viene fermato da Galia. Galia il tocco in direzione di Corini. Corini viene fermato da Zoratto, l'appoggio indietro per Apolloni, non è preciso Apolloni, c'è Fortunato che recupera la palla. Sulla sfera si porta Donati, Cornelio Donati, dalla Benacense Riva, ha giocato tutti i campionati dalla Serie D alla Serie A. Per lui questa una enorme soddisfazione. Vuol dire che ha carattere, ha personalità e una grande, grande voglia di arrivare, cioè quando uno gioca nell'interregionale e poi in C non ha mai mollato, ha cercato sempre di migliorarsi e qui ha ricevuto veramente, arrivando a Serie A, soddisfatto veramente quelle che erano i suoi programmi iniziali. E diciamo la verità, Beppe, che quando si gioca in Serie D si vede ovviamente la Serie A come un vero e proprio miraggio, si parla della Serie A come se fosse come di una cosa veramente lontana. Sì, è effettivamente lontana perché ci sono tre, quattro categorie, sono tante. È più facile in prospettiva vedere uno che gioca in B, dice la B è lì, è più facile arrivarci, ecco. E arrivare dalla quarta serie è veramente difficile. Evidentemente lui ha fatto tanti sacrifici, si è impegnato tantissimo per poter arrivare. E questo è un motivo di grande soddisfazione. Taffarel. Il pallone è servito ora a Minotti, Minotti capitano del Parma, per Donati, ancora Minotti. Baggio finge un pressing, Casiraghi quasi si disinteressa invece di questa azione. Sulla panchina della Juventus siede Gigi Maifredi, che ha fatto molto molto bene con il Bologna e con la Juventus ora si trova al secondo posto della classifica. Lo scivolone interno di domenica scorsa contro il Genoa con gol di Thomas Skouravi non sembra però aver compromesso il cammino della squadra bianconera. No, assolutamente no, è un incidente di percorso che può succedere, anche se, come dicevamo all'inizio del nostro commento, insomma, per la Juventus perdere in casa non dico che sia una mezza tragedia, però lascia segno. Già la Juventus non accetta di buon cuore il pareggio esterno, figuriamoci la sconfitta in casa. Qui c'è una grandissima tradizione, la Juventus è una squadra che in pratica non ha mai mollato, ha sempre avuto una dirigenza
attenta a ogni piccolo, a ogni minimo risvolto, una dirigenza che non ha mai perdonato nulla. Sì, è molto attenta a tutto, anche nei minimi, guarda tutto nei minimi particolari, non lascia cadere niente, non lascia passare niente, è giusto che sia così, è la dimostrazione che questa società è in assoluto la migliore sotto questo punto di vista in Italia. Osio, per lui una sorta di derby, il pallone allontanato da Hasler, la palla verso il centro, Casiraghi si impegna ma c'è la testa di Apolloni, poi sulla sfera si porta Marocchi che subisce fallo, calcio di punizione per la Juventus con Marocchi che ricordiamo è un giocatore proprio cresciuto nel Bologna, fortunato. Di esterno per Baggio, sale Galia, ma Baggio decide di andare verso il centro, terreno piuttosto molle quello delle Alpi, soprattutto la zona centrale sembra già essere rovinato. L'esterno per il traversone di Marocchi, il cross al centro, la testa di Minotti a liberare, ma la Juventus è nella metà campo offensiva, già un pericolo creato da Baggio dopo soli 2 minuti e mezzo. E Juventus che rimane nella metà campo d'attacco. Ancora il pallone messo in mezzo da Marocchi e la palla che finisce in corner. Juventus, Beppe, che in questi primi 10 minuti ha fatto vedere di aver voglia di giocare. Sì, era abbastanza prevedibile, devono riscattarsi dalla prestazione, dal risultato soprattutto di domenica scorsa, e adesso lo sta facendo nel miglior modo possibile, lo sta facendo anche bene tatticamente perché non si accentra dove, giustamente hai fatto notare tu, dove il terreno è più pesante, ma gioca per vie esterne dove il terreno è migliore per fare certe giocate. E Scala ha inserito comunque un difensore in più nello schieramento di oggi perché con la maglia numero 7 troviamo un altro terzino, cioè Rossini, giocatore che si è messo in luce proprio con il Parma, è giunto giovanissimo all'Inter e l'Inter dopo non averlo praticamente utilizzato in una stagione, solo poche presenze, lo ha nuovamente ceduto al Parma per valorizzarlo. Galia, il pallone in direzione di Baggio, non è precisa la battuta di Galia, va con la testa a Apolloni, la sfera finisce fuori. Stadio delle Alpi, uno stadio nuovo questo, forse la partita più importante fino ad ora giocata in questo stadio, l'ottavo di finale tra il Brasile e l'Argentina, i mondiali vinse per 1-0 l'Argentina. Il Brasile in quell'occasione, il Brasile allenato da Lazzaroni, giocò per la prima volta con il libero Ricardo Rocha. E i giornali brasiliani scrissero, Beppe, a fianco a Riccardo Rocha, libero, perché i brasiliani non credevano che si potesse giocare con il libero. Hasler inquadrato, 0-0 dopo 10 minuti nel corso del primo tempo e 0-0 anche sugli altri campi, anzi no, a Napoli segna Incocciati. Napoli in vantaggio, si illumina il display qui al mio fianco, il gol di Incocciati, Napoli 1, Lecce 0. Recupera la palla la Juve a metà campo ancora. Corini, poi ha subito fallo, comunque Luppi, sale Julio Cesar per abbattere la punizione. Julio Cesar. Julio Cesar è un difensore centrale e quando giocavi tu, Beppe, nella nazionale brasiliana invece giocavano due Julio Cesar, Lima e Carpegiani, ma sì, erano attaccanti. Altri due giocatori con caratteristiche diverse, comunque giocatori sempre con delle grossissime qualità. Giulio Cesar qui della Juventus è un centromediano, è un marcatore fisicamente possente, fa paura solo a vederlo. Il pallone di Baggio dietro per la sventola di De Agostini con la palla che è terminata fuori, e fra l'altro De Agostini ha calciato con il destro che non è il piede preferito, ma difatti mi ha meravigliato perché De Agostini in genere calcia prevalentemente e solo esclusivamente di sinistro, ora ha calciato di destro e tra altre cose ha calciato molto ma molto bene, mi ha sorpreso. Rivediamo la battuta di De Agostini che si coordina, poi calcia di destro, palla che finisce fuori. È peccato perché meritava veramente più fortuna questo tiro. Il pallone controllato malamente ma finisce fuori da Donati, rimessa in gioco in favore della Juventus. Ancora i bianconeri. Juventus con Hasler che fa movimento, riceve, mette giù palla. La marcatura sul lui di Zorato, anche Rossini va e mette la palla fuori, Rossini. Donati, Gambaro a sinistra, Minotti, Apolloni, Grune e Rossini.
una linea difensiva praticamente a 6, con Sorce che poi è un altro giocatore di contenimento, Zoratto il geometra del centrocampo, Brolin non è una punta, rimane Osio che è una punta di movimento, Beppe. Sì, in effetti non giocano praticamente senza punte, giocano con due mezze punte come Brolin e Osio, e chiaramente Scala sta facendo, ha impostato la squadra per una partita di contenimento. Chiaramente poi avrà la possibilità poi in seguito di poter inserire altri giocatori. Sulla panchina del Parma infatti ci sono Ferrari, che portiere di riserva, Catanese, Monza, De Marco e Mannari, Lupetto Mannari, che i tifosi del Milan ricordano con affetto. Mannari segnò una doppietta alla Juventus, segnò un gol al Real Madrid al Trofeo Santiago Bernabeu in agosto nel 1988. Il Milan in quell'occasione vinse per 3-0 alla Santiago Bernabeu, seppure amichevole. Beppe, vincere 3-0 al Bernabeu è comunque un risultato strepitoso. È un campo che già di per sé ti fa paura. Quando entri in questi stadi veramente imponenti c'è un po' di paura, un po' di sudditanza. Il fatto di aver realizzato 3 gol, di vincere con un punteggio così vistoso in un campo così, vuol dire che la squadra si è espressa bene. Baggio, il traversone lungo, Tafarel fa buona guardia. Malgrado Casiraghi abbia tentato uno stacco impossibile, è andato su alto Casiraghi lui è potente, ha una elevazione notevole, però le braccia di Tafarel sono andate più alte della sua testa. Zoratto, lo insegue Hasler, non lo lascia ragionare, il passaggio indietro per il pallone che ora va a Gambaro, che calcia come può dopo un cattivo rimbalzo nella sfera a terra, sulla palla si porta ancora Gambaro, poi Brolin. Intervento falloso di Luppi e l'arbitro però sancisce il fallo in favore della Juventus, quindi è Baggio che lascia a Corini, sbaglia l'appoggio Corini verso il centro dove Hasler viene anticipato all'uscita difensiva di Apolloni. Ora si propone a sinistra e evidentemente Beppe, in uno schieramento nel quale ci sono solo due mezze punte, tutti hanno la possibilità di inserirsi a turno. Sì, quando all'occorrenza, quando c'è lo spazio, c'è la possibilità, è chiaro che il difensore deve uscire, il centrocampista deve uscire e deve rischiare qualcosa. In questo sei sicuro, perché mancando un difensore, cioè se la squadra da 6 passa a 5, in fase di attacco, di proposizione, non ne sente la mancanza. Rinvio dal fondo in favore del Parma con Claudio André Tafarel, portiere della nazionale brasiliana. Raramente in Italia si è pescato un portiere oltre frontiera, perché la nostra è sempre stata la terra dei portieri. E Beppe, si diceva che in tanti campionati talvolta si vedono gli svarioni dei portieri, che da noi invece non si vedono neanche nelle squadre che stanno retrocedendo. Ma sì, hanno tutti ottimi portieri. E di fatto è sorprendente questa scelta di andare a cercare portieri in Brasile, proprio dove di portieri in Brasile. A parte Gilmar non si ricorda nient'altro, forse Leão, portiere nazionale brasiliana nel 74 e nel 78. Sì, non ha una storia calcistica il fatto di portiere in Brasile, però questo Tafarel mi sembra un buon portiere. Baggio, il cross con la palla che viene messa fuori, la rimessa in gioco di Galia, la Juve veramente si è portata subito in avanti. Scala vede la squadra chiusa nella propria tre quarti, Galia, palla a terra, Corini, il traversone dentro per la conclusione di Casiraghi di ginocchio. Eh sì, l'ha vista in ritardo perché pensava che Donati, mi pare fosse Donati, ci arrivasse di testa, se l'è trovata sul ginocchio, non ha potuto fare altro e direi che eccolo qua. L'ha toccata di testa Donati. Ecco, tra le altre cose non è stato facilitato da questo tocco di Donati, lui non ha potuto fare altro che toccarlo di ginocchio e quasi fa gol. Beppe, mi sembra che Scala si stia accorgendo che questo potrebbe diventare un pomeriggio di passione.
perché la Juventus si è riversata nella tre quarti all'inizio della partita e il Parma non è riuscito ancora a fare nulla praticamente. Sì, ma è un po' anche colpa sua, ecco, se me lo consenti, perché giocare una partita senza punte vuol dire non dare la possibilità alla squadra quando esce di poter respirare, di poter avere qualche possibilità di poter realizzare un gol. E quantomeno Beppe almeno tenere la palla lontana dall'area di rigore per qualche istante. Sì, i difensori sono pressati, poi alla fine dopo tanto tempo di questi attacchi da parte della Juventus possono risultare stanchi, alla fine poi puoi pagare. Juventus che ancora propone, Brolin non pressa, Sorce neanche, Osio va a disturbare la traiettoria di passaggio. Julio Cesar, la battuta lunga del difensore a pescare Casiraghi, la chiusura di Gambaro in anticipo su Casiraghi. Casiraghi vorrebbe gamba tesa, così è, calcio di punizione di seconda in area di rigore per gioco pericoloso. Mi sembra giusto che di questa decisione da parte dell'arbitro. D'altronde lui ha alzato la gamba, è arrivato addirittura fino a colpire la testa di Casiraghi. La punizione, un fallo di rigore mi sembrava eccessivo, giusta la punizione a due in area. Poi esiste la punizione a due, dunque tanto vale concederla. Esatto. Baggio e De Agostini sul pallone. Baggio toccherà forse De Agostini, che dovrà calciare immediatamente, visto che la barriera formata da cinque uomini senza dubbio, non appena Baggio toccherà il pallone, scatterà in avanti. Taffarella è nascosto dietro la barriera, da quella posizione non può vedere il pallone. Coppetelli dice fischio io. Sul pallone vuol buttarsi anche Zoratto. Baggio, la finta, esce dalla barriera un difensore del Parma e ora ci sarà un cartellino giallo. No, viene redarguito Roberto Baggio, che deve passare subito la palla. Anche in questo caso l'arbitro ha ragione, Baggio deve giocarla subito dopo che l'arbitro ha fischiato. Poi dopo si prenderà un'altra decisione oppure ammonirà un difensore. De Agostini sul corpo di Fortunato. Il pallone calciato da De Agostini, è stato bravissimo Beppe De Agostini ad allontanarsi, ad allargarsi per calciare. Sì, doveva far così, oppure Baggio doveva servire un giocatore più lontano. Comunque in questo frangente la Juventus è stata sfortunata perché poteva realizzare il suo primo gol di questa partita. L'occasione creata da De Agostini, che oggi ha già calciato a rete due volte, la prima di destro molto bene ma fuori dai pali della porta di Taffarel, e ora questa seconda battuta al centro sempre del terzino. 20° minuto, 0-0 il punteggio, con in campo però fino ad ora veramente una squadra sola, la Juventus. Segna il Pisa contro il Bologna, il gol è di Padovano, in vantaggio il Pisa sul Bologna. Galia, bravo a spostarsi a destra, Corini mette in mezzo, troppo bassa la traiettoria, riesce a liberare Grun come può, poi il servizio in avanti per Brolin che subisce il fallo, è stato commesso da Luppi, il calcio di punizione. Maifredi ha allenato l'Orceana, è stato notato da Gino Corioni, che fra l'altro abita, si può dire, a 10 km da Orzinuovi, Beppe, perché Orzinuovi è nei pressi di Brescia, e poi lo ha voluto con sé al Bologna, ha riportato il Bologna in Serie A, Gigi Maifredi, poi è stato chiamato alla Juventus. Gigi Maifredi a Bologna ha portato con sé dall'Orceana anche un difensore, Renato Villa, che è presto entrato nel cuore dei tifosi del Bologna. Sì, è un grande difensore, soprattutto è un ragazzo che si è fatto voler bene, non solo calcisticamente parlando. È un velocissimo, è piccolo, veloce, rapido, è uno che giocando da libero è riuscito a chiudere parecchie volte gli spazi agli attaccanti avversari e si è fatto notare proprio in questo. Come te poi è innamorato della pallacanestro.
Il pallone è servito in avanti per Roberto Baggio, c'è la percussione di Hasler, poi il pallone, scusate, era Marocchi che si è portato al centro, Hasler è sulla sinistra, si accentra Hasler, viene fermato da Osio che è sulla linea dei difensori, poi l'uscita, palla al piede di Minotti, il servizio a Sorce, Sorce fra quattro uomini, Juve determinatissima in fuorigioco Brolin. Sì, giusto questa decisione da parte dell'arbitro, i difensori della Juventus quando Sorce ha avuto un attimo di esitazione si sono portati in avanti e ha lasciato Brolin in fuorigioco. Julio Cesar, Baggio, scusate, Fortunato, poi sulla sinistra si propone De Agostini, lo scambio con Roberto Baggio. Roberto Baggio al centro, c'è Hasler, ma non può servirlo da lì Roberto Baggio, quindi deve andare ancora sulla fascia. Questa volta pesca Marocchi, che poco fa si era proposto. Poi c'è Fortunato, poi ancora Marocchi dentro il pallone, c'è un fallo al limite dell'area. Fallo su De Agostini, Beppe, forse un fallo inutile. Sì, la palla non l'avrebbe mai presa, comunque il fallo c'è stato e ha fatto bene l'arbitro a fischiare. Una zona molto pericolosa, Baggio pronto a calciare, Roberto Baggio, vedremo ora come si disporrà la difesa del Parma, è probabile che salgano dalla difesa della Juventus anche i colpitori di testa. Baggio sul pallone, al suo fianco c'è Julio Cesar. Parte Baggio per Julio Cesar, il tiro! Ma... gol straordinario, incredibile, Julio Cesar! Una botta che non vi dico, veramente ho faticato a seguire la traiettoria della palla. Incredibile sventola di Julio Cesar. Julio Cesar ha già dimostrato di essere in possesso di ottime qualità balistiche. Ricordiamo un suo gol in Coppa Italia contro l'Atalanta in una partita finita per 3-1. Ma questo è un gol straordinario, rivediamolo da dietro la porta, Beppe. Sì, qui ci rendiamo conto anche della posizione della barriera e della posizione di Tafarel, ma credo che nessuno poteva farci niente. Abbiamo visto il pallone partire e arrivare contemporaneamente, collo pieno per questa conclusione. Sì, collo pieno, poi ha avuto appunto la possibilità di trovare questo pallone che è sicuramente inzuppato, viscido, e allora caricandolo così è andato via a una velocità incredibile. Il cross di Brolin, poi la palla controllata ancora da Julio Cesar, difensore brasiliano che ha portato in vantaggio la Juventus, e sono rimasti in tanti di stucco anche sugli spalti. Questo è un gol straordinario, una sventola imparabile al 23esimo, il gol del vantaggio della Juventus, gol, Beppe, che è più che meritato. Sì, fino ad ora è stata la Juventus che ha attaccato, che ha fatto gioco, e credo che sia meritatissimo, però il gol doveva venire da un episodio di questo tipo, da una situazione di palla inattivo, perché fino ad ora la Juventus sì, ha tenuto palo, ha giocato meglio, però non è riuscita a creare occasioni vere di rilievo. Beppe, ora con in campo questi giocatori cosa deve fare Scala per dare un'impronta maggiormente offensiva alla squadra? Secondo me dovrà mettere una punta, dovrà inserire una punta, cercare di essere, di avvicinarsi il più possibile a porta e cominciare ad essere più pericoloso in fase d'attacco, perché non può continuare a subire così, se no è inevitabile che prima o poi prendi altri gol. Ancora la Juve con Hasler che si è portato sulla destra, il servizio indietro per Galia e c'è il gol di Colombo, in vantaggio il Bari per una rete a zero sull'Atalanta. Brolin, ha fischiato già l'arbitro il signor Coppetelli, in vantaggio dunque il Bari 1-0 sull'Atalanta, il Napoli in vantaggio 1-0 sul Lecce, il Pisa in vantaggio 1-0 sul Bologna. Baggio, lo scambio con Fortunato, poi ancora Baggio, il tocco per Corini, poi si va da Galia sul settore di destra, Galia tocca di esterno per Hasler che non riesce a far proseguire la corsa al pallone. Questa è proprio la zona di campo, Beppe, più disastrata in assoluto. Sì, perché è una zona in ombra, il sole non arriva o arriva parzialmente al mattino e chiaramente non fa tempo ad asciugare effettivamente. Come giocare qui non è facile, no, indubbiamente. Julio Cesar,
Tenta ora un po' di pressing Brolin, la palla all'indietro per Tacconi che oggi non è ancora stato impegnato. Luppi per Fortunato, Juve che ora sembra paga dell'aver segnato il gol del vantaggio e sembra voler abbassare il ritmo per qualche minuto. Adesso, anche perché adesso la partita la dovrà fare il Parma, non può sicuramente il Parma accontentarsi, dovrà cercare di portarsi avanti, rischiare qualcosa e potrebbe in questo fare il gioco della Juventus. Gambaro viene fermato e Corini, palla al piede, Corini sulla destra, Corini, qui la palla rimbalza veramente male, il giocatore juventino non riesce a mantenerla in campo, comunque l'ultimo a toccare è stato Minotti. Rimessa in gioco per la Juventus con Galia, inquadratura per Eugenio Corini, giocatore del Brescia, ha vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili. Il pallone per Marocchi, al suo fianco a reclamare palla c'è Corini, ma c'è il lancio in avanti per Baggio, Baggio area di rigore, poi esce Baggio all'area di rigore, una finta, passa tra due uomini, tocca all'indietro per Hasler, Hasler al libero al destro. Conclusione bruttissima questa di Hasler. Sì, voleva, ha concluso, ma per, secondo me doveva cercare un compagno in mezzo all'area, era molto distante, molto defilato e non ha, come è successo, non poteva pensare di mettere in difficoltà Taffarel. Hasler pronto a calciare verso il centro, Taffarel non esce, la testa di Julio Cesar, non può colpire la palla Julio Cesar che viene anticipato, poi ancora il pallone messo al centro da De Agostini, ma è in fuorigioco De Agostini. Beppe, se avesse fatto gol di testa lì Julio Cesar in quel modo sarebbe stato un altro gol favoloso. Sì, veramente, avrebbe sorpreso un po' tutti perché se avesse fatto il secondo gol Julio Cesar sarebbe stata una cosa veramente eccezionale. Lo abbiamo visto saltare però con grande stacco e anche con grande decisione, con grande cattiveria. Beh, ma lui è, il fisico ce l'ha, il colpo di testa ce l'ha, perciò non sorprende, ecco, che si elevi e che possa realizzare un gol di testa. Avanza ora Minotti, la battuta in avanti, poi c'è la testa e il pallone per Brolin, Brolin l'uscita di Tacconi, l'uscita di Tacconi su Brolin. Questo potrebbe essere, Beppe, il primo pericolo creato dal Parma, ammesso che di pericolo si possa parlare. Sì, non è un vero e proprio pericolo, però chiaramente il Parma adesso deve rischiare qualcosa. Qui è sicuramente è un inizio di quello che dovrà e spero faccia il Parma. Il gol su calcio di rigore di João Paulo, l'attaccante delle Bari, porta il punteggio sul 2-0, Bari 2, Atalanta 0. Corner per il Parma con Marco Osio che si appresta a calciare la bandierina alla sinistra dell'attacco del Parma, a rientrare, anzi no, di destro avrebbe dovuto calciare a rientrare, invece ha preferito indirizzare la palla sul dischetto del rigore. Riparte la Juventus con Roberto Baggio, Roberto Baggio, c'è Hasler, non passa il pallone per Hasler. Buona l'idea, però il passaggio è sbagliato, gli è arrivato tra i piedi di un difensore del Parma e così è perso, la Juventus ha perso una buona occasione. Donati va sul settore di destra a pescare Rossini, poi Parma che fatica un pochino nel trovare l'uomo libero, palla messa giù da Sorce, Sorce viene fermato ancora a metà campo da Fortunato, poi si porta a disturbare anche Marocchi, Julio Cesar si lascia superare dal pallone, lo recupera Galia. Poi l'appoggio a Luppi, altro giocatore che si è mostrato nel Bologna. Bologna che in Serie B con Mayfredi ha giocato un campionato veramente straordinario. Beppe Marronaro segnò 22 reti tra l'altro. Sì, sono giocatori importanti questi, Marocchi, Marronaro, Luppi, che hanno dato veramente a Mayfredi la possibilità di poter esprimere il suo gioco, il suo credo, quello che è poi la zona, il 4-4-2 classe. Il lancio in avanti di Rossini dove non ci sono giocatori del Parma, quindi è Julio Cesar che recupera il pallone, lo va a servire ancora a Luppi, poi c'è Galia al suo fianco ma viene servito il portiere Tacconi. Tacconi, grande portiere, ma ha trovato sulla sua strada Walter Zenga,
e così non ha potuto collezionare un elevatissimo numero di presenze con la maglia della nazionale. Soprattutto nell'ultimo mondiale è stato l'unico giocatore insieme a Roberto Mancini a non scendere mai in campo con la maglia azzurra. Minotti, davanti per Zoratto, c'è Osio, c'è anche Brolin ma non viene servito, poi il pallone in direzione di Minotti che calcia di prima per Sorce, la testa di Luppi, la palla recuperata da Marocchi, poi servita a Corini che va a servire Hasler sulla destra, Hasler è libero il corridoio, Hasler però vuole accentrarsi, non supera la seconda volta in dribbling Apolloni che gli mette la palla fuori. Sì, bravo Apolloni, bravo anche il suo compagno che ha raddoppiato la marcatura, che ha costretto Hasler a mettere la palla fuori. Corini, il Parma raddoppia, sì, in difesa, qui perde palla banalmente, Corini in mezzo, la testa di Grun, poi il colpo di testa ancora di Gambaro verso Osio. Il Parma, Beppe, raddoppia le marcature, però non è questo che deve fare la seconda in classifica quando sta perdendo 1-0. Sì, dovrebbe fare qualcosa di più, però vediamo che la Juventus è veramente tonica, è veramente aggressiva, è forte e nonostante sia in vantaggio di un gol non si accontenta e cerca di realizzare anche il secondo. Ecco Beppe, quando tu giocavi in nazionale hai avuto modo di conoscere da vicino i giocatori della Juventus. Erano i primi a dirti che in casa juventina bisogna vincere sempre, Coppa Italia, campionato, Coppe Europee, e si vuole sempre giocare. Sì, nella loro mentalità, la mentalità che poi è la società che ti dà, loro non si accontentano mai, loro vogliono sempre vincere, vogliono essere sempre vincitori in qualsiasi campo, sia in casa che fuori. E questo lo diciamo perché la Juventus, ricordiamo, le riduce da una sconfitta interna contro il Genoa. Invece il Parma domenica scorsa ha battuto il Milan per 2-0 sul proprio campo, doppietta di Melli, e oggi il Parma sta giocando piuttosto male, è sotto di una rete, un gol straordinario segnato da Julio Cesar con una sventola su calcio di punizione dai 20 metri leggermente decentrato a sinistra. Galia, in avanti il pallone di Galia. Il servizio per Casiraghi, fra due uomini, Casiraghi fermato fallosamente dall'intervento di Minotti, la punizione sta per essere battuta subito dalla Juventus, poi invece Baggio e Corini si sono accorti di non essere proprio nella posizione giusta e quindi Baggio ora per De Agostini, sale Hasler in mezzo per De Agostini, riesce a liberare il pallone Grun, poi ancora la Juve con Fortunato, tutto facile per Tafarel. Beppe, Hasler svaria dall'una all'altra parte del campo, talvolta attacca a destra, talvolta a sinistra. Sì, e fa bene, così almeno è imprevedibile, sono imprevedibili le sue giocate e soprattutto la sua posizione. Un giocatore poi che deve fare molto movimento, lui il suo movimento e la sua rapidità riesce a mettere in difficoltà qualsiasi giocatore, qualsiasi difesa. Marocchi, poi il controllo di Baggio, non è preciso, la palla recuperata da Donati su Marocchi, poi il tocco di Fortunato per De Agostini, quindi ancora Hasler di esterno per Marocchi, Marocchi deve puntare Minotti, Marocchi e Minotti, il tentativo di traversone di Marocchi, la palla che finisce fuori, calciata malamente, ha dovuto trascinarsi la palla fuori. Sì, non poteva far diversamente, si era allungata troppo, ha cercato con questo, allungando la gamba, di mettere la palla in mezzo, ma non c'è riuscito. Pareggia il Lecce con Pablo Pasculli su calcio di rigore. Napoli 1, Lecce 1, il risultato. Qui c'è un fallo su Branca. Scusate, qui c'è un fallo su Osio. Branca è un giocatore della Sampdoria. Sampdoria che è impegnata sul campo di Cesena, mentre il Milan gioca a Genova contro il Genoa. Osio lascia la battuta poi a Minotti, il tocco per Zoratto. Zoratto in avanti, Beppe, Zoratto dette ai tempi del gioco, però qui è difficile anche per il regista cercare qualche compagno di squadra quando sì, ci sono tanti difensori. Perché effettivamente, come dicevamo prima, mancano delle punte, è chiaro che davanti non c'è nessuno e allora alcune volte
vai a cercare per forza l'uomo, poi dopo sei pressato e devi per forza spossessarsi della palla e vai a dare la palla a nessuno. L'attaccante non è importante solo perché sa fare gol e solo perché è pericoloso, ma è importante perché tiene lontani i difensori e consente talvolta di salire, perché tu vai a servire l'attaccante e lui cerca di tenere palla. Esatto, dicevi giustamente tu, in modo particolare l'attaccante deve tenere impegnato i difensori e soprattutto deve tenere sulla palla per far salire i suoi compagni. Qui c'è un corner in favore del Parma. Per De Agostini invece dovrebbe essere rimessa in gioco, vedremo. Sì, rimessa in gioco contro il corner, 3-2 per il Parma, il risultato invece 1-0 per la Juve. Qui Fortunato rischia qualcosa con questo intervento, poi c'è il colpo di testa di Galia, il pallone controllato da Minotti, la conclusione, bravo Tacconi. Sì, bravo Tacconi, però il tiro non difficile, è stato calciato da Minotti questo tiro di sinistro, però che non ha avuto, ma che Tacconi non ha avuto grandi problemi nel fermarlo. Marocchi, Hasler, sta giocando a sinistra da qualche minuto, Hasler ancora, va Zorato a chiudere le traiettorie di passaggio, quindi il servizio ancora per Hasler che viene fermato, recupera palla Donati, poi è Marocchi, lascia scorrere Baggio. Juventus che sta giocando con Casiraghi prima punta e Baggio che svaria alle spalle di Casiraghi. Sì, sono due giocatori che giocando in questa maniera, con le loro caratteristiche, riescono ad integrarsi in modo perfetto. Qui non funziona il fuorigioco della Juventus, il cross di George Grun che si è portato in avanti. Grun, giocatore di grande personalità, visto che il Parma continua a difendersi e fatica a costruire, si è portato in avanti quasi a scuotere i compagni. Rimessa in gioco del belga, il colpo di testa di Minotti, poi c'è il fallo, c'è una spinta a centro area. Siamo giunti al 39esimo nel corso del primo tempo, Juventus meritatamente in vantaggio per una rete a zero. Julio Cesar deve mettere la palla a terra, ovviamente alla Juventus Beppe l'1-0 va bene per chiudere il primo tempo, non c'è nessuna voglia di forzare. Sì, deve essere il Parma che deve fare la partita. Io credo che in questo momento la Juve, visto che sta vincendo, aspetta che il Parma si sbilanci in avanti per poter inserirsi in quegli spazi, in quei corridoi che il Parma li può creare. Il rinvio di Tacconi, poi Donati di testa indietro per Minotti che lascia scorrere a Taffarel. Tentava il pressing Baggio, Taffarel con le mani. Il pallone torna a Minotti. Minotti cerca un compagno libero, sale palla al piede, è lento il Parma nell'impostare con Brolin. Poi c'è Apolloni che cambia fascia, va a pescare sulla destra per la corsa di Rossini, la chiusura di De Agostini. Bravo De Agostini, spaccata, gli mette la palla in fallo laterale. Rimessa in gioco in favore del Parma. Parma che può solo migliorare il modo di giocare. Attenzione, Rossini è caduto e si è procurato e ha un problema al polso. Messo giù male il braccio cadendo Rossini. Attenzione, prego. Esce dal terreno di gioco, si tiene il polso Rossini. Forse il braccio. Il braccio, il polso, comunque c'è qualcosa di grave. Si tocca anche il gomito, non so, speriamo che sia solo una slogatura e non una rottura, perché se mi spiacerebbe. Qui Beppe gli fa parecchio male perché il viso è parecchio sofferente. Sarà allora una lussazione sicuramente. D'altra parte, cadendo talvolta su interventi normalissimi di gioco, può succedere di farsi male. Rossini è fuori dal campo, ora vedremo se Scala sarà costretto a sostituirlo oppure se il problema verrà risolto. Sta chiedendo il cambio. Stanno chiedendo il cambio, dunque per Rossini il problema è più serio di quanto si potesse credere inizialmente. C'è la testa di Julio Cesar ad allontanare, poi il pallone impennato da Donati, ma c'è un fallo, la punizione in favore del Parma. È Zorato che si appresta a calciare. Vedremo ora quale sarà la soluzione prescelta da Scala. La testa di Brolin. Senz'altro Scala comunque avrebbe dovuto cambiare qualcosa tra il primo e il secondo tempo.
perché così non si poteva ripresentare in campo il Parma. Sì, credo che Scala l'avrebbe fatto sicuramente, avrebbe messo una punta, e a questo punto perdendo deve cercare di rischiare qualcosa. Credo che lo farà adesso in anticipo. E il Parma che manovra ancora, pallone buttato fuori volutamente da Zoratto per consentire l'ingresso in campo di un giocatore del Parma. Parma che sta giocando in 10 da qualche istante. C'è a terra anche Casiraghi, che poco fa è stato colpito a metà campo. Casiraghi si appresta a rialzarsi, un giocatore molto potente, un giocatore io ho visto segnare, al quale ho visto segnare un gol da giovanissimo in Serie C, in tuffo di testa su un traversone dalla destra tra due uomini. Beppe, sono colpi che questi ha. Sì, è un giocatore che nel colpo di testa, nel gioco aereo, è la sua qualità migliore, la sua dote migliore. Il Parma sostituisce il numero 6. E ne ha fatti altri, anche non solo in tuffo, ma anche salendo in cielo, come si suol dire, e poi schiacciando la palla veramente in modo preciso. E questo purtroppo è l'uscita dal campo di Rossini, che ha un problema serio al polso, al braccio, alla spalla, comunque. L'impressione è che sia il gomito, per me è lussato, c'è qualcosa, spero che non sia niente di rotto, perché la lussazione, con la lussazione si può recuperare in tempi molto più brevi. Mannari è entrato in campo nel Parma. Mannari, dunque un attaccante veloce per Scala. Vedremo ora come cambierà la disposizione del Parma. Osio va a disturbare la costruzione del gioco di Julio Cesar. Segna Marco Branca sul campo del Cesena, Sampdoria in vantaggio per 1-0, e segna Jürgen Klinsmann per l'Inter. Inter in vantaggio 1-0 sul Cagliari. Segna Pin, Lazio in vantaggio al 45esimo contro il Torino. Dunque tre gol su tre campi differenti, tutti al 45esimo. Quadratura per Fortunato. Siamo agli sgoccioli anche qui a Torino, con la Juventus in vantaggio sul Parma. Il gol di Julio Cesar al minuto numero 24. Julio Cesar è il giocatore che ha calciato ora la punizione in mezzo su Baggio. Bravo Taffarel! Sì, tempestivo, è uscito, ha recuperato questa pallona che poteva diventare pericolosa, perché Baggio era lì vicino. Ovviamente Beppe è presto per vedere come si va a schierare il Parma con in campo Mannari, perché senz'altro negli spogliatoi sarà Scala a dare le direttive per come disputare, per schierarsi in campo nel secondo tempo. Sì, ma credo che non ci sia bisogno di avere delle informazioni a riguardo. Mannari è una punta, perciò giocherà più avanti di tutti, almeno guardando le caratteristiche degli altri giocatori che sono in campo. Qui c'è un intervento volontario col braccio di Minotti, attenzione. Minotti rischia il cartellino rosso. Minotti è intervenuto volutamente con il braccio, Hasler lo stava superando, testa e braccio. Sarebbe andato via, sarebbe stata una buona occasione capitata da Hasler. Ha fatto bene a questo punto Minotti a fermare la palla con il braccio, meglio prendere un cartellino giallo, una munizione, piuttosto che un gol. Hasler pronto a calciare, dietro di lui c'è Julio Cesar. Vediamo quale giocatore andrà a calciare, barriera con anche Lupetto Mannari, barriera molto molto folta. Hasler, la conclusione sul muro, poi per poco la palla non raggiunge Baggio, Julio Cesar, Baggio è in fuorigioco, però Roberto Baggio sale tutta la difesa del Parma, si trovano in fuorigioco in due. Sì, c'era il fuorigioco, tutti e due erano in fuorigioco, però io sono stato attento, ho seguito il gesto tecnico compiuto da Baggio, che ha alzato a pallonetto la palla sopra il portiere, sopra la testa del portiere. E la pure controllata di tacco, Beppe, tanto per regalare a chi è venuto allo stadio a seguire questa partita un gioco di prestigio. Noi ricordiamo il magnifico gol segnato ai mondiali da Roberto Baggio contro la Repubblica Ceca. Ottimo anche questo passaggio di esterno a Hasler. Hasler non riesce però a superare Minotti, poi è Mannari. Roberto Baggio, giovanissimo, segnò 17 gol in Serie C prima di infortunarsi e di essere ceduto alla Fiorentina. Per lui
tanti problemi alle ginocchia, però Beppe questo non gli ha permesso di mostrare fino ad ora una classe cristallina straordinaria. Sì, è un giocatore di grandissime qualità, è stato sfortunato, speriamo che da qui in avanti sia più fortunato e riesca a mostrare veramente le sue qualità, che sono tante. 1-0 alla fine del primo tempo qui allo Stadio delle Alpi, il gol segnato da Julio Cesar su calcio di punizione. Con Beppe Savoldi ci risentiamo per l'inizio della ripresa. Sportivi Juventini, la Sombrero Viaggi è lieta di presentarvi. Stadio delle Alpi di Torino, di nuovo buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi. Primo tempo chiuso sul 1-0 in favore della Juventus, una Juventus che ha giocato molto molto meglio del Parma. Parma che ha tutta la ripresa, Beppe, ora per cercare di dimostrare di valere questo secondo posto in classifica. Sì, è così, adesso il Parma si deve scuotere, deve dimostrare il suo valore. La Juventus ha giocato sicuramente meglio, però qui è successo. Il secondo tempo inizia subito con un intervento piuttosto duro ai danni di Gambaro. Gambaro che rimane a terra. Noi andiamo a ripercorrere le formazioni delle squadre. La Juventus è in campo con Tacconi, Galia e Luppi, Corini, Julio Cesar, De Agostini, Hasler, Marocchi, Casiraghi, Baggio e Fortunato. Per il Parma invece Taffarel, Donati, Gambaro, Minotti, Apolloni, Grun. Non c'è Rossini, ma dal 43esimo minuto è in campo Mannari, Zorato, Osio, Sorce e Brolin. Quadratura per Gambaro e la regia ci propone la formazione del Parma, formazione della squadra di Scala, che è nel ritardo di un gol qui al delle Alpi. Il passaggio in direzione di Taffarel, ovviamente Manfredi, Beppe, non ha nulla da dire ai suoi giocatori che hanno giocato un ottimo primo tempo. Assolutamente, io fossi stato in Manfredi li avrei elogiati e avrei detto di continuare su questa frequenza, su questa condotta di gara. Tra l'altro ora c'è da notare che il Parma giocherà in attacco in una zona di campo veramente brutta, mentre invece la Juve giocherà in una zona di campo praticamente immacolata. Più facile giocare alla sinistra del teleschermo che non alla destra in questo momento. Sì, è più facile perché nella prima parte la Juventus ha giocato nella sua metà campo e chiaramente qui guardate la posizione della zona centrale, si può tranquillamente dialogare, si possono tentare triangolazioni che invece nella metacampo offensiva non è facile riuscire a tentare. Ma sarà un po' più difficile per i difensori a questo punto magari impostare da dietro. Però i giocatori della Juventus sono giocatori di grandi qualità che non avranno nessuna difficoltà nonostante il terreno pesante. Julio Cesar, pescato sulla destra Galia, quindi Corini, va in pressing Brolin, poi il pallone in direzione di Casiraghi. Casiraghi e Galia sono vicini, poi subisce fallo Casiraghi da parte di Sorce, calcio di punizione in favore della Juventus. Pierluigi Casiraghi, nato a Monza, è cresciuto calcisticamente nel Monza, giocatore potente fisicamente. Corini pronto a calciare la punizione, dentro per Baggio, c'è l'intervento di Donati che gli sottrae palla, poi ancora un intervento forse falloso su Baggio che rimane a terra, auguriamoci possa rialzarsi in fretta. Minotti va a pescare Osio, qui totalmente sbagliato il pallone. Sì, passaggio sbagliato, però stavo guardando Baggio per cercare di capire che cos'ha, dove si è infortunato, mi pare di aver visto che si è procurato un infortunio a un polso. Julio Cesar dietro per il compagno di squadra Luppi, quindi Galia, poi il pallone sulla destra per Corini, va Sorce a tentare di chiudere, poi c'è anche Zorato, per Corini il tocco su Fortunato, poi ancora Galia di prima per Corini che cerca spazio sulla fascia. Corini punta Gambaro, va a servire Baggio, studiuce Donati, dentro per Corini, ancora Corini, area di rigore, la conclusione, ci mette il corpo Apolloni, poi c'è la sventola di Agostini e la parata di Taffarel. Bella, bella questa combinazione, prima Baggio e Corini, adesso questa conclusione di De Agostini, che Taffarella è stato bravo ad intervenire.
Juve dunque che si riporta in avanti. Hasler che sta giocando ancora a sinistra, Marocchi, Hasler dentro per Casiraghi, è l'ultimo a toccare sull'intervento difensivo di Minotti. Hasler reclama la rimessa in gioco, giocatore tedesco Hasler. Sul pallone c'è la chiusura di Julio Cesar su Osio, il lancio in avanti per Casiraghi, in velocità Casiraghi, dovrebbe esserci Baggio al suo fianco, Casiraghi apre per Hasler, Hasler è pronto a calciare in mezzo, la testa di Apolloni, poi ancora il tiro con la palla che però finisce fuori. Attenzione, Juve Beppe che sembra aver dato cadenze ben sostenute all'inizio della ripresa. Sì, non si dimostra di non accontentarsi del gol di vantaggio, vuole realizzare subito il secondo gol per mettersi tranquillo. Il tiro di Fortunato con la palla che finisce alta e Juve che già ha costruito due azioni in questo inizio di ripresa, la prima con la parata di Tafarel sul tiro di Agostini, ora è stato Fortunato, qui Julio Cesar, l'autore del gol del vantaggio della Juve, va a commettere fallo su Osio. Cesar si è appoggiato vistosamente sull'avversario, calcio di punizione con Grun, poi Zoratto sulla sinistra, il pallone servito a Gambaro, si accentra a Gambaro, lo scambio con Sorce dietro per Zoratto che sta per perdere palla, poi la scambia ancora Zoratto, il servizio in avanti per Brolin, forse fuori gioco anche. Sì, probabilmente era fuori gioco, però visto che il pallone è andato fra le braccia di Tacconi, l'arbitro ha lasciato correre. Juventus che ora si appresta a rinviare il capitano della squadra bianconera Tacconi, il rinvio. La testa di Fortunato, poi c'è Apolloni, poi ancora Fortunato, poi Apolloni lascia scorrere in direzione di Minotti, il tocco per Apolloni, il retropassaggio per il portiere, Tafarel va da Minotti che controlla malamente la sfera, riesce Minotti a superare un avversario, comunque poi di esterno mette in velocità per Gambaro, velocissimo Gambaro che sembra in questo secondo tempo spingersi più in avanti rispetto a quanto non abbia fatto nel primo. Osio e Hasler che lancia in avanti per Corini, il controllo di Corini con la palla che finisce fuori. E ha aspettato che la palla rimbalzasse e dopodiché è stato costretto a controllarlo che ormai era già fuori dal campo, doveva intervenire prima che la palla appunto rimbalzasse. Sul petto della Juventus la coccarda della Coppa Italia, una Coppa Italia conquistata battendo in finale il Milan, il gol decisivo al ritorno segnato da Galia, all'andata finì 0-0 28 febbraio, il ritorno invece disputato il 25 aprile con gol di Galia dopo poco più di un quarto d'ora. Brolin di tacco perde palla, l'errore e poi il servizio in avanti per Baggio e riesce Tafarel, errore imperdonabile per Apolloni, Beppe. Sì, errore imperdonabile, però ci ha messo la pezza a Tafarel che da grande brasiliano, non sembra nemmeno un portiere, è riuscito a controllare questa palla con veramente di grosse qualità tecniche. E qui abbiamo visto inquadrato in precedenza Roberto Baggio che tutto si aspettava fuorché un regalo del genere. Osio, c'è Mannari, va a servire dentro per Grun, poi è Mannari che non riesce a concludere, fa opposizione con il corpo di Agostini, Mannari non giunge sul pallone, non poteva arrivarci Grun. Inquadratura per De Agostini, giocatore che ha saputo ritagliarsi un posto importante anche in nazionale, inizialmente come vice Maldini, poi come quinto uomo della difesa. La testa di Julio Cesar, poi il pallone servito in avanti, ancora i bianconeri con Casiraghi, Casiraghi in area, Casiraghi, il tocco verso il centro per Baggio, poi
È Marocchi che recupera il pallone, pallone che potrebbe finire in corner, non riesce comunque a metterla fuori Minotti, la recuperano i giocatori del Parma. Beppe, questo è un errore per un attaccante però. No, soprattutto è da apprezzare Casiraghi perché è stato altruista, ha cercato un compagno, però il vero attaccante, l'attaccante, il goleador, deve cercare la conclusione, lì doveva cercarlo e soprattutto subito di sinistro, invece lui ha portato la palla sul destro e ha cercato il suo compagno in mezzo all'area. Poi il vantaggio arrivava in corsa, quindi poteva calciare veramente forte sul portiere che non è uscito, tra l'altro. No, aveva tutte le possibilità, di calciare di sinistro, poteva dribblare e convergere magari su e accentrarsi e calciare di destra. Osio in avanti, Osio, percussione centrale la sua, il tocco di esterno in profondità per Gambaro, va Gambaro, ha davanti a sé Luppi, mette in mezzo Gambaro di prima, la testa in chiusura. Bravo, è stato bravissimo Gambaro, ha ricevuto questa palla da Osio, è andato sul fondo, ha messo benissimo in mezzo questo pallone di sinistro, però non ho trovato un suo compagno. Ho avuto un attimo di esitazione, non pensavo fosse De Agostini che ha fatto una diagonale del genere portandosi addirittura al centro dell'area, Beppe. Sì, è stato bravissimo, ha capito subito che doveva intervenire, che doveva fare questo tipo di intervento ed è stato bravo. Siamo giunti ora al decimo minuto nel corso del secondo tempo, 1-0 per la Juventus sul Parma, avanza al piede De Agostini, a Genova segna Massaro, il Milan è in vantaggio sul Genova per 1-0. Fiorentina in vantaggio sulla Roma con gol di Renato Buso, ex giocatore della Juventus. Renato Buso, prelevato giovanissimo da Montebelluna. E d'altra parte Montebelluna è un serbatoio inesauribile. Se Atalanta, Brescia, Como, Torino a livello professionistico sono società dal vivaio, dal settore giovanile che ha prodotto moltissimi giocatori, fra le società dilettantistiche il Montebelluna è una delle società migliori. La battuta di De Agostini, al centro Casiraghi! Grande giocata di De Agostini, palla da un lato, l'ha recuperata, l'ha messa in mezzo e sul secondo palo è intervenuto Casiraghi. Però la difesa del Parma, il giocatore del Parma si è dovuto guardare. Beppe, e qui veramente non è giornata per il Parma. De Agostini, eccolo qua, grande dribbling. Lui mette in mezzo questo pallone e tutti gli altri stanno a guardare e forse pensavano che non ci fosse dietro nessuno e la palla scorresse e andasse sul fondo del campo. Qui è Apolloni nella fattispecie che ha perso completamente il controllo di Casiraghi. Non è neanche andato a sentire se dietro aveva l'avversario. No, ripeto, secondo me erano tutti convinti che non ci fosse nessuno. Il gol del 2-0 per la Juventus, il gol segnato da Pierluigi Casiraghi e per quanto visto fino ad ora sul terreno di gioco, Beppe, mi sembra di poter dire che il 2-0 sia un risultato giusto. Sì, giusto fino ad ora per il gioco espresso dalla Juventus. Ripeto, però il Parma, dal Parma mi aspettavo molto di più, ha fatto un po' poco. Secondo me Scala dovrà rivedere qualcosa in questa squadra perché non potrà continuare a giocare in questa maniera. 2-0 il risultato per la Juve, pareggia la Roma contro la Fiorentina, il gol di Fausto Salsano, ex giocatore della Sampdoria. Fiorentina e Roma sono sull'1-1, Sampdoria in vantaggio 1-0 sul Cesena e c'è il gol di Pietro Maiellaro per il Bari, il gol del 3-0 in favore del Bari. Apolloni dietro per Minotti, controlla il pallone Taffarel e qui c'è la polizia che si va schierando, c'è stata qualche intemperanza evidentemente tra il pubblico. Juventus che fino ad ora ha mostrato che la ramanzina della settimana dopo la sconfitta interna con il Genoa ha funzionato e parecchio, mentre il Parma dopo il 2-0 con il Milan sembra aver lasciato crollare un po' la tensione nervosa. La testa di Julio Cesar con la palla che finisce fuori, il controllo di Oggio che viene fermato forse fallosamente fra due uomini. Eccolo, Julio Cesar ha sbloccato la partita con una straordinaria sventola su punizione. Osio pronto a calciare,
ci sono 5 difensori della Juve, Mannari solo in area di rigore, poi i colpitori di testa del Parma. Quadrato anche Scala in panchina, quale forse era lecito chiedere qualcosa in più oggi. Osio, la battuta verso il centro, in spaccata, libera come può Corini, poi è Zolatto che mette dentro di esterno. Completamente sbagliato. Sì, non doveva darlo di interno piede perché l'esterno era la palla, poi è andata girando verso il portiere. Il pallone controllato da Marocchi, poi interviene Grun, va a servire Osio, il lancio in avanti per Mannari, ma alla meglio Julio Cesar, tra l'altro senza neanche far fatica, va a servire Agostini, poi Baggio, il tocco in direzione di Corini, sale Corini, al centro dell'attacco c'è anche Marocchi, il pallone in profondità per Galia che dovrebbe crossare di prima, così è il cross di prima, la testa di Casiraghi per Tafarel. Bravo Galia, bravo Casiraghi, è salito altissimo, però era pressato, non è riuscito a dargli quella forza giusta per poter inserire Tafarel. Ancora Juve, ancora la Juventus in avanti sulla tre quarti con Marocchi dentro per Casiraghi, sbagliato il passaggio, ma dimostrazione del fatto, Beppe, che la Juventus non si sta accontentando. No, sta giocando veramente la grande, non si accontenta, è giusto che lo faccia, che dia, che si prenda una soddisfazione, si prenda una rivincita e soprattutto accontenti i tifosi, un po' delusi dalla prestazione di domenica scorsa. Il pallone in mezzo di Gambaro, poi viene anticipato ancora Mannari, può allontanare Galia, il servizio per Corini, al suo fianco c'è Fortunato. Mette la palla fuori Gambaro, ma la sfera termina sul piede di Corini e poi finisce fuori. Eugenio Corini si lamenta. Brolin, non ha fatto moltissimo oggi Brolin. Pallone al centro per Grun, che taglia dentro su Osio. Poi la chiusura di Agostini, la finta di Agostini. La palla finisce fuori, rimessa dal fondo in favore della Juventus. Juventus che, grazie a Julio Cesar e Casiraghi, sta vincendo per 2-0 quando sono 16 minuti di gara nel corso del secondo tempo, e ovviamente ora il Parma deve inventarsi qualcosa, perché o accetta una sconfitta del genere senza tentare quantomeno di rimettere in piedi la partita, oppure qua la Juve rischia di segnare ancora. Ho avuto l'impressione, Cesare, che il Parma non abbia dato nessun segnale di reazione. Mi sembra che stia accettando passivamente questo risultato. E mi spiace tantissimo, perché il Parma fino ad ora ha fatto bene, e una cosa del genere potrebbe essere un segnale negativo. Avanza Baggio, battuta di Baggio. Il controllo di Casiraghi che non riesce a superare l'uomo, poi ancora Casiraghi di potenza su Apolloni che gli mette la palla fuori. Beppe, ma cosa succede in campo in questi momenti quando non riesci a reagire? Perché non riesci a reagire? Reagire innanzitutto perché non hai la forza, sicuramente, o innanzitutto la forza fisica e poi la forza morale, e la forza morale te lo dà o l'allenatore o il giocatore carismatico, il leader, il capitano, ecco, il giocatore più rappresentativo. Evidentemente manca sia uno che l'altro, ecco. Io vedo che né Scala né altri giocatori, Grun eccetera, riescono a dare qualcosa, a tirar fuori quello che hanno dentro i suoi compagni. E la Juve comunque dalla sua non sta concedendo assolutamente nulla al Parma. Juve che continua a portarsi in avanti, Beppe, per evitare che un minimo episodio possa far girare la gara. No, cercherà di evitare questo. Sono convinto che spingerà ancora sull'acceleratore cercando addirittura il terzo gol. Zolatto di esterno ancora, questa volta è più Fortunato, la testa di Mannari, il controllo ancora della Juve con Fortunato e poi Corini va a servire Casiraghi che non è in fuori, è in fuori gioco invece Casiraghi. Non lo so, non ti so dire, Casiraghi sicuramente non l'ha preso bene, però spero di rivederlo per poter giudicare meglio.
Qui vediamo in panchina Gigi Maifredi, Beppe, con un tuo amico, con Francesco Morini, uno di quegli stopper che voi non volevate mai incontrare. È un amico, tra virgolette, di tante battaglie. No, vabbè, ma Morini non è mai stato per me un grande problema, nel senso che Morini non ha mai, si è sempre difeso non a calci ma qualche volta con le braccia, ecco. Le braccia, i falli di braccia fanno meno male dei falli di piede e di gamba. Francesco Morini, ricordiamo, stopper della Sampdoria e soprattutto della Juventus, fra l'altro difensore centrale della nostra nazionale ai mondiali del 74 in Germania, quando l'Italia partì favorita e non riuscì a superare il primo turno. Fallo in area di rigore commesso ai danni di Luppi. Italia che veniva dai successi sulla Inghilterra 2-0 a Torino e 1-0 a Wembley, 2-0 contro il Brasile nel 73 per festeggiare i compleanni della nostra federazione, proprio quella serie di risultati con Zoff che non subiva gol da più di 1000 minuti ci accreditava, Beppe, della possibilità di giocare l'episodio conclusivo, la finale invece fu il mondiale, seppur vinto dalla Germania fu un po' il mondiale dell'Olanda, quello del gioco totale. Sì, in Olanda in quell'occasione ha dimostrato veramente di giocare meglio con il suo gioco totale, che poi dopo è stato copiato un po' da tutto. Il pallone in avanti per Hasler, il controllo di Minotti, poi il pallone servito a Zoratto, poi ancora a Polloni, quindi sorce. C'è Minotti che va a pescare Gambaro, Gambaro si è portato sulla linea dei giocatori, degli attaccanti, ora Minotti riceve da Zoratto, poi Minotti qui butta la palla veramente nel nulla dove non può arrivare nessuno. Non è facile fare gioco con i difensori, d'altra parte Scala ha schierato una formazione estremamente coperta, ha dovuto rinunciare a Melli, Osio è in avanti, ora a fare il centravanti, sembra finalmente aver optato per un attaccante fisso, Beppe, Scala, ma ovviamente va rifornito. Sì, anche perché tra le altre cose Osio non è un attaccante puro, è una mezza punta, o direi una seconda punta, così lo stesso Mannari non è una punta centrale, perciò non so cosa possa ricavare da questa soluzione tattica. C'è un cartellino giallo esposto all'arbitro Coppetelli, il fallo è stato subito da Cornelio Donati. Ha avuto qualcosa da dire, sinceramente non so quando sia stato commesso questo fallo, perché l'arbitro ha aspettato che la palla finisse fuori prima di estrarre il cartellino giallo. Il tocco per Minotti va a servire Zoratto che reclama il pallone al centrocampo, poi apre sulla sinistra, mette giù la palla a Gambaro, davanti a sé Hasler che si è portato nuovamente a destra, ancora Gambaro punta anche Galia, poi mette al centro un pallone sporco toccato da Mannari sul quale forse è intervenuto in maniera fallosa Julio Cesar. Sì, Julio Cesar è entrato deciso, però ha toccato sia un po' la gamba sia un po' il pallone. Juventus che ora manovra con Corini, il pallone in avanti verso Hasler, messo giù però da Zoratto, poi ancora la Juventus con Corini, poi ancora il Parma invece con Sorce sul quale va in chiusura Julio Cesar, palla che finisce fuori, Beppe, e Hasler si è spostato nuovamente a destra. Sì, Hasler probabilmente non ha dei compiti precisi, l'allenatore gli ha detto di andare a muoversi come più gli piace, lui lo sta facendo e credo lo stia facendo nel miglior modo possibile. Tu prima hai detto Haller, giocatore del Bologna, tedesco, ha vinto lo scudetto con il Bologna, ha giocato nella Juventus, un giocatore che tu conosci benissimo, ha segnato anche nella finale mondiale del 66 fra Inghilterra e Germania. Sì, è un altro giocatore, un altro tedesco, un altro giocatore importante, bravissimo tecnicamente, un giocatore che è biondo come Haller, tutti lo possono ricordare proprio perché è biondo, biondissimo, quasi bianco, è un giocatore di grande classe, veramente. Sul pallone c'è Zoratto che si appresta a calciare, tocca sulla destra per Apolloni, poi sul pallone si porta Grun al centro per Minotti che mette giù la sfera, poi scivola Minotti, c'è la punizione per l'intervento falloso anche di Fortunato,
e da Bari giunge la doppietta di Angelo Colombo. Bari 4, Atalanta 0 con doppietta di Angelo Colombo. Segna PIN per la Lazio, Lazio 2, Torino 0. E il Genoa invece è sempre sotto di un gol contro il Milan. L'Inter è sempre in vantaggio 1-0 sul Cagliari. C'è il pareggio di Neri del Bologna invece. No, il gol di Neri per il Pisa. Pisa 2, Bologna 0. All'Arena Garibaldi. Brolin. Poi Baggio. All'Arena Garibaldi c'è il presidente Anconetani del Pisa che sparge sale dietro la porta prima delle partite. 26 kg, eh? 26 kg. 26 kg, sì, il doppio di 13. Il pallone in avanti per Brolin. Senz'altro l'erba non cresce più, però butti 26 kg di sale. Il rinvio di Tacconi. Rinvio in avanti di Tacconi. Romeo Anconetani, profondo conoscitore di calcio, Beppe, sempre riuscito a fare squadre spendendo poco. Sì, è stato bravissimo, perché è uno che va a pescare giocatori all'estero, ha dei collaboratori veramente eccezionali, veramente bravi, e riesce a acquistare giocatori, come dicevi tu, comprandoli a poco e vendendoli a molto. La rimessa in gioco in favore della Juventus con Marocchi, che le tifose della Juventus hanno ribattezzato Cicciobello. Rimessa in gioco per la Juventus, l'inquadratura per il portiere Taffarel. Sul pallone va con le mani De Agostini. De Agostini è stato il giocatore che ha praticamente creato il secondo gol, quello poi realizzato da Casiraghi con una splendida percussione sulla sinistra. Fortunato, alle sue spalle c'è Hasler. Hasler può toccare all'indietro il pallone in direzione del compagno di squadra in maglia numero 3, cioè di Luppi. Poi il rinvio di Tacconi. Palla lunga, di testa va Casiraghi verso Baggio, in velocità Baggio, la chiusura prima di Donati, e poi si è portato sul pallone anche Minotti. I minuti trascorrono perché siamo giunti al 26esimo del secondo tempo, il punteggio è sempre fermo sul 2-0. Soprattutto, Beppe, il Parma non si rende pericoloso. No, c'è stato un momento qualche minuto fa che ha dato un segnale di risveglio, però è stato un fatto sporadico, non ha prodotto continuità. Galia dietro per il portiere Tacconi. Tacconi rinvia lungo, poi il pallone cade nei pressi di Casiraghi, ma c'è, attenzione, la testa di Apolloni, poi Hasler, area di rigore, Hasler, la finta in mezzo per Marocchi, 3-0. 3-0. Cicciobello ha fatto gol, mi fa piacere veramente. Ha fatto tutto comunque Hasler, che ha fatto finta di calciare di sinistro, ha stoppato la palla e ha servito Marocchi su un piatto veramente speciale, troppo invitante. Eccolo qua, lo rivediamo. La finta di Hasler, la palla in mezzo, la spaccata di Marocchi, che è andato a mettere la palla in rete, la palla carezza il palo e finisce in gol. È il 3-0, rivediamo il cross di Hasler, la finta, poi Hasler alza la testa, vedi in area di rigore Marocchi, e la conclusione di Marocchi, Beppe, a metà fra la spaccata e il tiro di piatto. E il tiro, il passaggio era forte, lui ci doveva arrivare e solamente così poteva fare il gol, eccolo qua. O doveva fare due passi corti o uno lungo in spaccata, in scivolata, come ha fatto. 3-0, e qui il risultato, Beppe, inizia a essere pesante. Sì, è giusto come risultato, voglio dire, perché tre gol la Juventus se li merita tutti, ha dimostrato di giocare meglio, e comincia a diventare pesante per il Parma. Ecco, adesso dovrà cercare di non prenderne più, perché insomma tre gol già sono tanti, a prendere il 4 insomma uscirebbe dal delle Alpi. Parma è un'isola felice, però insomma quando perdi in maniera così pesante le critiche arrivano anche lì. Anche a Parma arrivano le critiche, sicuramente non fa piacere a nessuno prendere tante gol, anche se chiaramente le hai presi contro una squadra brava come la Juventus. Una squadra forte e oggi ulteriormente motivata, una Juventus che ha segnato tre volte con Julio César,
con Casiraghi e ora con Marocchi. Pareggia su calcio di rigore il Genoa contro il Milan. Il gol segnato da Carlos Aguilera su calcio di rigore. Careca per il Napoli, Napoli 2, Lecce 1. Napoli in vantaggio con Antonio Careca. Sulla palla si porta Sorce. Il lancio in avanti, la palla viene fermata da Luppi, servita a Corini, poi ancora Baggio, poi ancora Corini. In mezzo riceve Marocchi, l'autore del 3-0. Si porta in pressing Brolin, che però si vede sfuggire l'avversario e la palla con Casiraghi, che tocca per Galia. Tutto facile a questo punto per la Juventus, che sta giocando sul velluto. Sai, quando vinci 3-0 ti viene tutto facile. Raddoppi le energie, vedo che stiano correndo tutti, quelli da Juventus. È un piacere veramente giocare. Julio Cesar apre verso la destra, ma viene fermato il suo pallone da Sorce. Mannari, poi sale Gambaro, scambia con Mannari, ancora Mannari, viene fermato però, è la Juve che ora con Fortunato può impostare la manovra. Il pallone a Baggio, si accentra Baggio, Baggio ancora, supera un avversario, è Minotti, poi supera Apolloni, ancora Roberto Baggio, finta contro finta, il tocco per Hasler, l'errore di Hasler. È peccato veramente, perché questa azione che è stata propiziata, iniziata da Baggio, poteva e doveva essere conclusa nel migliore dei modi. Hasler ha fatto il massimo per evitare questo. Beppe, abbiamo visto che il più arrabbiato dei due era Baggio, non Hasler, per come ha calciato. Sì, perché aveva fatto una bellissima azione, aveva dribblato tre giocatori, aveva servito Hasler e chiaramente Baggio aspettava che Hasler gli rimettesse quella palla in mezzo. Un'altra opportunità che è stata vanificata. Un altro campanello d'allarme per il Parma. Attenzione ora a Corini, si porta al limite, Marocchi mette dentro, non c'è la sovrapposizione, quantomeno il taglio verso il centro di De Agostini, che rimane largo a sinistra, e quindi ora è il Parma che manovra con Osio. Siamo sul 3-0, un quarto d'ora dalla fine. Juventus che non si accontenta. Che non si accontenta. Continua ad attaccare, ma vuole andare a cercare addirittura il quarto gol. Anzi, addirittura abbiamo visto Maifredi che ha detto ai giocatori: state calmi. Invece i giocatori vogliono giocare e andare ancora in avanti. Sì, i giocatori vogliono sicuramente dimostrare al pubblico, ai tifosi, che l'episodio di domenica scorsa è stato appunto solo un episodio. Ecco. Vogliono far capire che vogliono rifarsi, qui lo stanno dimostrando. Questa, lo ricordiamo, è la seconda giornata, la prima giornata del girone di ritorno. All'andata la Juve vinse a Parma e per quanto riguarda invece le altre formazioni, ricordiamo il successo del Milan e ricordiamo anche il successo a Cagliari dell'Inter per 3-0 con Klinsmann in evidenza. Parma che è sì squadra neopromossa, però quando ti trovi al secondo posto in classifica, Beppe, può essere neopromosso, però insomma non puoi giocare così sul campo della Juve. No, assolutamente. Perché se sei secondo hai dei meriti e dunque anche la critica si attende sempre qualcosa. Esattamente, è sempre molto più esigente, è chiaro, più vai su e più la critica è esigente. Io sicuramente sono un po' deluso da questo Parma, perché mi aspettavo un Parma diverso, altezza della sua posizione in classifica. Parma che fra l'altro ha iniziato male la sua stagione con 2 sconfitte in 3 partite, dunque reduce da una serie di risultati più che positivi. In barriera 3 giocatori, pronto a calciare c'è Osio, ma al suo fianco c'è anche Minotti. Barriera di 3 uomini, Tacconi concentratissimo sulla palla, Tacconi, parte Minotti, il tiro a rientrare. Sembrava facile, invece la palla che ha toccato a terra ha reso più complicata la parata del portiere. Sì, ha reso difficile la parata di Tacconi, perché appunto la palla ha rimbalzato a terra, e tra le altre cose quando dopo il rimbalzo ha cambiato direzione e ha messo in difficoltà Tacconi. Ancora Baggio, il suo sprint però non può essere vincente per l'uscita di Taffarel. Poi c'è Julio Cesar che di testa impenna la palla anticipando Brolin. Tocca anche Brolin quando il giocatore svedese rimane a terra.
E poi è Corini che ora va a pescare e non è in fuorigioco, ha alzato la bandierina molto molto più, molto molto in ritardo per l'offside di Casiraghi. Sì, è una posizione decisamente difficile da giudicare, evidentemente ci ha voluto pensare un pochino. Il pallone in avanti servito a Casiraghi, terminato secondo il collaboratore dell'arbitro in offside. 7 volte in fuorigioco gli attaccanti juventini, 3 volte in fuorigioco gli attaccanti del Parma. Ma questa statistica non ci va a spiegare che l'una o l'altra squadra facciano bene o male il fuorigioco. La Juventus ha sempre giocato in avanti e il Parma si è praticamente sempre difeso. Esattamente, sono solo statistiche, vanno prese così e niente di più. Mannari, punta Julio César! Al momento di calciare, Mannari poi si lascia cadere, Julio César. È stato bravo Julio César a invitarlo da quella parte, lo ha aspettato e quando è partito è intervenuto. Qui c'è un fallo con Gambaro e Brolin sul pallone, l'arbitro Coppetelli di Pisa, di Tivoli scusate, fa allontanare dal pallone Luppi, arbitro internazionale Coppetelli. Porta sulla palla, ha arbitrato la prima partita della nazionale croata, battuta di Brolin di esterno, il rinvio di De Agostini e ovviamente se qui c'è il fallo di Casiraghi, se ovviamente per gli italiani la prima partita in assoluto della nazionale croata non è un evento particolarmente pregnante, di certo per i croati è stato un evento storico non giocare più con la maglia della Jugoslavia ma giocare con la maglia della propria nazione, Jugoslavia che si sta avviando purtroppo a una divisione in parecchie repubbliche, Croazia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Qui c'è Julio César che recupera il pallone e commette fallo, punizione in favore della Juventus per il fallo subito da Julio César da parte di Brolin. E De Agostini, Beppe, che oggi ha giocato una bellissima partita. Sì, ha giocato un'ottima partita, specialmente in fase d'attacco, si è proposto parecchie volte, oltre che a calciare in porta, l'abbiamo visto più di una volta, ha messo in mezzo qualche pallone, in modo particolare quel servizio a terra dove Casiraghi è intervenuto mettendo la palla in porta. Il colpo di tacco di Baggio per smarcarsi di Donati, la palla che però è recuperata dal portiere Taffarel, si va ancora a sinistra con Gambaro. Indietro per Minotti, segna Bonavita e il gol del 4-1, Atalanta che rende meno amara la sconfitta. Dentro il pallone di Marocchi per Casiraghi che finisce ancora una volta in fuorigioco. Sì, Casiraghi non è convinto, si dispera e invece era nettamente in fuorigioco. Beppe ovviamente sta pagando il fatto anche di non essere un giocatore propriamente esperto Casiraghi. Sì, deve giocare soprattutto nelle zone di fascia, no? Cioè largo, in modo da poter vedere lo schieramento della difesa del Parma. Il pallone indirizzato ora verso Apolloni, ovviamente lui dice questo perché se gioca in mezzo è costretto a guardare col collo continuamente gli avversari e non vede comunque dove si trova. Esattamente, giocando all'esterno può controllare la disposizione della squadra, la difesa della squadra avversaria e nello stesso tempo può guardare anche il compagno la giocata del compagno e come muoversi di conseguenza. Il retropassaggio per il portiere, per Taffarel, che oggi ha subito 3 reti ma comunque ha compiuto anche qualche parata apprezzabile, non ha sinceramente sulla coscienza nessuno dei 3 gol a mio avviso. Julio César, poi il tocco per Galia, quindi si va sul settore di destra con Hasler, dietro ancora per Galia. Sono molti gli allenatori che amano invertire gli esterni di fascia o che chiedono a un giocatore di giocare per alcuni tratti in una zona del campo e poi
per altri tratti in un'altra zona del campo? Ma di solito si adotta questo tipo di soluzione quando trovi le difese, la difesa schierata o schierata con tanti uomini. Allora, se non ci sono problemi per poter appunto penetrare in queste difese, cosa fai? Cambi di posto i giocatori, cioè quelli il destro lo metti sul sinistro, dalla parte sinistra, così lui si può accentrare e andare a calciare con il piede preferito. Il pallone controllato da Minotti, poi servito ancora a Gambaro. Gambaro viene fermato da Galia e poi è Corini che riparte. Al suo fianco c'è Fortunato, il servizio in mezzo per Casiraghi. Casiraghi ancora dentro per Roberto Baggio. Roberto Baggio, area di rigore, Baggio, supera l'uomo, Baggio, 4-0! Grande gol di Roberto Baggio. Ha ricevuto un passaggio bellissimo da Casiraghi, lui ha controllato quella palla, ha fatto finta di calciare, si è centrato e di collo interno a giro l'ha messo sul secondo palo, bellissimo. Baggio ha fatto sedere l'avversario e tra l'altro ha fatto sedere Grun e poi ha lasciato partire questo tiro sul quale non si poteva fare assolutamente nulla. Eccolo a te, Beppe. Lo sto guardando, lo sto direi più che guardando, ammirando, perché è un giocatore veramente di grandi, grandissime qualità, è un piacere vederlo. Guarda qui come con quale rapidità, freddezza salta Grun, si accentra col collo interno, la mette a 7, Taffarel non ci può arrivare. Beppe, la palla gli è rimasta attaccata ai piedi praticamente con questo movimento. C'è la colla ai piedi, come si dice, ma sono pochi i giocatori che possiedono questo tipo di colla. Segna Turkin Maz su calcio di rigore, il giocatore del Bologna, svizzero di origine turca, va a ridurre le distanze, Pisa 2, Bologna 1. Marocchi al centro, ancora per Baggio, palo, gol, 5-0! È una Juve che non si accontenta e Baggio soprattutto è il primo a non accontentarsi. Ringrazia Marocchi che veramente gli ha messo una palla bellissima, invitante. Due gol in 50 secondi, esultanze comprese. Baggio di esterno, questo è un colpo di biliardo. Palla sul palo e in gol il tocco di esterno di Roberto Baggio. Rivediamo Marocchi. Anche qui Taffarel non si poteva fare niente, ha cercato, si è disteso, ha cercato il massimo, però non c'è potuto arrivare. L'impressione che Taffarel attendesse una conclusione di potenza di Baggio, invece Baggio lo ha beffato con l'esterno. È un giocatore imprevedibile, oltre che avere classe, è un giocatore imprevedibile, furbo, che quando è sotto porta è veramente freddo, un gol è adornato. Roberto Baggio ci ha regalato due perle nel breve volgere di 50 secondi e fra l'altro ora giunge una notizia più che piacevole, più che attesa dai tifosi della Juventus. A San Siro pareggia Capioli, l'Inter si è fatto raggiungere dal Cagliari, la Juve ora recupera un punto in classifica alla formazione nero-azzurra. Juventus che ora è seconda in classifica insieme al Milan e alla Sampdoria, a un solo punto dall'Inter. Con questa vittoria Juventus ha fatto un grandissimo passo in avanti, ha scavalcato il Parma e approfittando del pareggio dell'Inter si è avvicinato ulteriormente. Peccato la sconfitta di domenica scorsa. Contro il Genoa, totalmente in attesa, ma questo 5-0 va a cancellare, Beppe, comunque la sconfitta di domenica scorsa. Non ci sono strascichi, la Juve è una squadra in salute. No, si è riscattata veramente alla grande, non ha aspettato molto, ha approfittato di questo Parma che oggi ha dimostrato di essere un po' sotto corda, capito? Non è al meglio delle condizioni, non si è mai tirato indietro, non si è mai accontentata, ha continuato a macinare, a far gioco, 1, 2, 3, 4 e fino a andare a segnare anche il quinto gol. Non ha avuto rispetto, non si è risparmiata e lo sta facendo fino al 90. 5-0, dal 3-0 al 5-0 in 50 secondi, grazie a Roberto Baggio. Giocatore straordinario, purtroppo nella sua carriera non sono mancati gli infortuni. Fino adesso Roberto Baggio ha avuto parecchi problemi,
ma ci auguriamo che la sua carriera possa proseguire senza intoppi. Può regalarci 10 e più anni di grande calcio, Roberto Baggio. E ora segna il gol del pareggio il Bologna con Antonio Cabrini. A Pisa, Pisa 2, Bologna 2, in pochi minuti il pareggio del Bologna, prima con Turkimaz e poi con Antonio Cabrini. Alla controllata da Grun a metà campo, ormai però siamo sul 5-0. Partono Brolin, Osio e Mannari. Grun perde palla, qui Beppe, quando la partita nasce male finisce peggio. Sì, difatti c'è stato questo errore di Grun, però è chiaro che ormai i giocatori del Parma non vedono l'ora, non aspettano solo che l'arbitro fischi il 90esimo, non vedono l'ora di andare agli spogliatoi per non essere più in campo. Il pallone è controllato ancora alla Juve con Galia che va a servire all'indietro per Luppi, poi Julio Cesar. Poche le opportunità per Julio Cesar e Luppi di mettersi in evidenza durante questa partita. Julio Cesar però ha trovato il modo di segnare un gol strabiliante su calcio di punizione al 23esimo minuto, una sventola che Taffarel non ha visto né partire né arrivare. Julio Cesar per Hasler, poi dietro per De Agostini, rimessa in gioco per la Juventus. 5-0 il risultato. Julio Cesar, Casiraghi, Marocchi e doppietta di Baggio. Pubblico juventino che sta festeggiando. Juventus che ricordiamo approda per quanto riguarda invece le coppe europee nei quarti di finale della Coppa delle Coppe. Coppa delle Coppe che tra le altre squadre in questa stagione ha a livello di quarto di finale anche il Barcellona e il Manchester United, dunque un tabellone ricco di grandi squadre. Avanza Gambaro ancora in velocità, viene toccato quasi da Fortunato, la palla finisce fuori e qui Beppe possiamo fare il commento alla partita. 5-0 per la Juventus. Il commento si fa da sé, insomma il risultato già è un commento, credo che lo dimostri tutto. La Juventus, al di là del risultato, che non fa una grinza, ha giocato meglio e ha meritato di vincere questa partita. Mi ha deluso, ripeto, il Parma perché pensavo... Attenzione! Corini davanti al portiere! Era in offside! Era fuori gioco e per poco non arriva anche il sesto gol. Sarebbe stato pesante quest'altro gol, ulteriormente pesante. Comunque ripeto, meritato la vittoria della Juventus, giocando bene, e il Parma credo che non abbia fatto nulla per cercare di mettere, di ostacolare la Juventus nel suo bel gioco. Soprattutto in una giornata che sembrava sfavorevole da calendario, cioè una partita contro la seconda in classifica, permette alla Juve di rubare un punto alla squadra capolista che giocava in casa contro il Cagliari. Sì, esattamente, doveva fare qualcosa di più, invece non è stato all'altezza, evidentemente questo Parma ha dei limiti. Il pallone rinviato ora in avanti da Luppi, servito ad Hasler, va a servire Baggio che però è in fuorigioco, non è in fuorigioco, è semplicemente finita la partita. Lo dice Coppetelli di Tivoli, Juventus batte Parma 5-0, una vera e propria lezione di calcio della Juventus che ora è seconda insieme a Milan e Sampdoria, l'Inter a quota 25 in testa, il Parma rimane fermo a quota 22. Dallo stadio delle Alpi di Torino, Cesare Barbieri e Beppe Savoldi vi salutano e vi augurano una cordiale buona serata.